sempre accesa. Penso a Don Gallo, è stato nominato prima, che domani dovrà subire il funerale del cardinale Bagnasco, ma vi rendete conto? Provate a pensare, è sempre proprio questa irrisione della Chiesa verso i suoi profeti. Io ho vissuto 22 anni buoni con padre Turoldo, quasi settimanalmente, per lavorare con lui, per tentare l'illusione del rinnovamento della liturgia cattolica, e abbiamo fallito. Siamo stati derisi, irrisi, specialmente da Comunione e Liberazione. E lui diceva che bisogna, un po' parafrasare anche Don Milani, bisogna che noi riusciamo a conoscere il più possibile di ciò che abbiamo intorno. E portava un esempio di cultura. Il contadino che si alza al mattino e guarda il suo campo e decide cosa deve fare, e sa cosa deve fare, la misura del suo lavoro, guarda il suo potere o ciò che deve fare nei campi, anche se non sono suoi, e quella è la massima cultura personale e ambientale. Poi diceva, non andrà in biblioteca, però parlando con i contadini vicini, con gli amici o anche con la famiglia, sarà capace di attizzare o di percorrere un dialogo, cioè dialogando, di scambiare delle opinioni, e questo è il massimo del suo mondo culturale. Ho avuto delle occasioni bellissime nella vita di conoscere persone di altissima cultura e direi anche di grandissimo ingegno, e il significato di cultura me l'ha dato un architetto, si chiamava Giovanni Michelucci, è quello che ha costruito la chiesa dell'Autostrada del Sole, ha costruito la chiesa di Longarone e la chiesa di Arzignano, ecco perché l'ho conosciuto. La chiesa di Arzignano, nuova, moderna, criticatissima, per me è la poesia del silenzio e della preghiera, e anche la capacità di appartarsi, ma di fare comunità, con l'altare più basso della gente e non più alto come si usa in certe cattedrali. E mi diceva, quando vengono a trovarmi degli studenti di architettura, gente di cultura,